Ragazzi, e oggi siamo qua con l'ennesima minchiata. Non è vero, bugiardo, ma se ti è È piaciuto! vero, perdonatemi, ragazzi. Stavolta siamo con una commedia originale Netflix che devo dire la verità, non mi è dispiaciuto. Preparatevi i tarallucci, quelli classici, o col peperoncino con un bicchiere di vino, tavernello, quello là, a cartone, e andateci besante con questo film, Come perché. i polacchi ubriachi, non capito? Avete che ha fatto la pubblicità da Tavernello che non è da ubriachi il cartone, è buono, dico. A me piace il lambrusco frizzantino. Fateci sapere il vostro vino preferito. Ora chiudiamo la recensione. No. Allora, Niente. parliamo di sto film. Offline. Io l'avevo tenuto d'occhio l'anno scorso, però per una cosa, per un'altra, non l'ho voluto vedere. Ero qua con la regia e ho detto, ma lo sai, mi è rimasto. Siccome abbiamo visto un film di merda, che cosa mi lasciamo qua sotto nei commenti, che si chiama Afterlife, The Party, ste minchiate qua. Ho detto, voglio vedermi una commedia che non lo so, c'ha un messaggio, perché non mi piacciono le commedie che ti danno un messaggio, un qualcosa. E sta commedia prende racconto di questa ragazza che è molto fissata con il cellulare, vive col cellulare, ci campa col cellulare. Ed è una Instagrammer. Però da qua Fotogram, perché non volevano pagare i diritti di Instagram. E lei campa di questo. Lei lavora anche in un'agenzia che, no, gli mettono tutti in piedi cosa deve fare, dove deve cagare, dove andare a mangiare, Beh, cosa lei è deve. un'influencer. Non è influencer. E quindi, no, questo ormai che va di moda adesso per campare fanno questo. Io invece ancora in 3 anni di YouTube io non ci campo mai in cazzo su YouTube e andiamo avanti così. Se mi volete far campare con YouTube, iscrivetevi al canale, lasciate mi piace e condividete il video. Se volete farmi campare e porto più video, E va bene, buon per scrivete voi. anche come si deve vestire, co come si deve Metti un truccare. berizoma. E quindi niente. Vediamo, no, che anche il fidanzato, manco è vero, ce l'ha messo l'agenzia, gliel'ha messo. E lei sembra tutto che una vita così è una cosa normale, cioè che ti scelgono dove andare, cosa fare. Però lei non si fa tanti problemi. Ora la sua No. Fiat 500 2020, perché la Fiat forse avrà pagato, perché non vende, c'è sempre sta Fiat bianca, giustamente perché i ragazzi di oggi bianco gli piace. 10 anni che avete rotto i coglioni con sta moda del bianco, avete rotto i maroni. Prendete la rossa, è meglio. Sicuro, a me mi sembrava una specie di No, no, giallino è bianca, bianca, bianco. rompere i coglioni. Ste femmine ormai sembrano bianco, pure i maschi. Cioè, avete rotto i maroni col bianco. E niente, quindi. Hashtag, avete rotto i marroni con il Ecco, bianco. avete hashtag nuovo. Lei fa vari incidenti, cioè in un mese ne ha fatti 8. I genitori dicono: oh, ma che cazzo è? E si inventano questa scusa, poi lei è una deficiente, che è una maggiorenne. Io posso avere un bambino di 10 anni. Questa proprio c'è una mentalità da Vabbè, mettono una rincoglionita. legge in mezzo. Costa pure Vabbè, l'ospedale. inventano questa stronzata che la legge gli dice, gli proibisce di usare il telefono, se no finisce in galera e non deve usare la macchina. Assoldano un campagnolo che fa tipo l'avvocato, no? Rincoglionito lui. E quindi la mandano dal nonno. Il nonno, il classico, guarda quanto odio quelle scene. Perché sono sempre così i film americani. Quelle scene, no? Che arriva la nipote, il nipote maschio. E il nonno li schifa. I primi 30 minuti è così. Le deve schifare. Perché la legge della commedia americana. Le deve schifare a Ma non si morte. faceva vedere Poi dopo 30 mai lei. minuti di film, poi diventano migliori amici per la vita. Anche lui su Instagram, anche lui ci va. Che non gliene fotte un cazzo per il televisore del 91, che ci si vedeva Rocky 4, e ora prende su Instagram, su Netflix. No, ma non dico, ma no, ragazzi, ma che cazzo, ma è una stronzata, ho detto, che faccio spoiler. Sì, ma lei ha Quindi. detto che dove sta il nonnino non c'è campo. No, non c'è campo, ecco, mi sono Quindi lei scordato. Ma gli dicono comincia. sta minchiata, non c'è campo, però sono tutti quei cellulari. No, non c'è campo dove sta il nonnino, in città sì. E lei va fuori di testa perché vuole un cellulare e vuole sapere che fine ha fatto la sua vita. Là ci I suoi incontro follower vuole sapere che fine hanno fatto. Non stai spiegando anche. niente, non stai Ma spiegando no, una per fare mazza. per spiegare io. Poi ci abbiamo. Scusate ragazzi se mi sono stoccato perché come ci sono. C'è l'Europa League. Sto vedendo chi aveva segnato. Omonia Basilea 1-1. Così capite a che ora non sto facendo sto video. Quindi ci abbiamo, no, questa qua. La signora, diciamo che ha questa, diciamo, agenzia di moda dove lei lavora, questa è la protagonista. Che lei ora si ritrova praticamente così, cioè senza
ragazza perché ha voluto fare una minchiata col fidanzato, si lasciava, lui la lasciava, una stronzata. Si sono lasciati su Instagram una minchiata per aumentare i follower di lui. E poi, praticamente, gli hanno messo in mezzo un'altra persona. Ci hanno messo in mezzo. Quest'altra persona era prende l'amica sua. Ci hanno messo. Che dovrebbe prendere il posto di lei. E qua no, tutto il fatto. Ah, l'amica mia. Non c'ha amici, ma che amici tu c'hai? E quindi, qua giustamente perché c'è sempre, in questi film ci devono mettere sempre l'amore. Perché non può andare un film offline senza l'amore. E ci incontra questo ragazzo con i capelli da pecora. Che palle, ma come Posso se no io. stoppare un Ma pecorone? come se no io Classica sono. cosa, proprio no, perché la campagna, no, i ragazzi della campagna sono meglio, no? Pure io sono in campagna, non c'entra un Non cazzo. c'entra, c'hai la panza, però C'entra sei in niente. Ma campagna, non è va che questo è muscoloso, eh. male. No, però è asciutto. Anche lui si lamenta. Cioè, questo ragazzo campagnolo in confronto a un ragazzo di città, no? Col capello bianco, barba nera, che non c'entra un No, cazzo, è è sembrato ossigenato. ossigenato. Troppo ossigeno, sei peppato. Troppo pippato. E quindi, no? Si fa prendere anche dal nonno che con questa Mustang, perché in un film americano non può mancare una Mustang che deve essere rimessa a nuovo, perché non è, allora non è possibile, non ci può mai essere una Chevrolet. Ah, oh, c'è tutto, c'è pure la Chevrolet Camaro. Sì, Deve essere infatti. sempre così, o una Mustang del 67 o una Camaro del sempre 60. Perché io non sono contenti. O una Dodge. Poche volte ci sta pure una Dodge, perché è pure quella americana. Sennò. E il nonnino, no? Si sistema le cosine, pure lei. Lei, no? Tutta che va tutta, no? Tutta specchiosa. Vuol dire figa in catanese. Tutta la banda, diciamo, con questi vestitini colorati, tutti attillati. Il nonno dice: ma come ti vesti? Come va? Il nonno è vestito prende da Michael Myers. È pronto a fare il cosplay perché c'ha la salopetta di Michael Myers. Ho detto: che cazzo è Michael Myers? È invecchiato perché nel 78 è uscito Halloween. Questo si prende lui. Invecchiato, Si cova panza, Michael Myers si come invecchiato. panza. E quindi c'è il nonno che fa Michael Myers che va a ammazzare la gente. No, no, sto scherzando. E lei è la figlia di Lori. E quindi, niente, parte di scherzi, ragazzi. No, ma qualcuno ti scriverà sotto, hai una recensione di merda, non sai Sì, ora me la recensire. insultano. Poi dicono, questa me la vorrei cavare perché sempre qualcuno ci desse, qualcuno mi deve. Qualcuno, parlo non di voi iscritti, parlo di persone che passano nei miei video. Ah, insultato il film, c'è lei che me la trombavo tutte le maniere. Ma che me ne È frega a me perché come te la trombi? quella è importante, capito? Siccome è bella, Ma non c'entra un il cazzo. Io film. parlo del film. Mi interessa della ragazza, sì, è bizzuzza, ma non mi interessa niente a me. Quella gente. Il film è bello quando c'è la figa. Per me non è così. Se no, per me. Allora, il film. Mi ricordo quale. Ragazzi, c'era una commedia di merda di Megan Fox, proprio quando la sua carriera stava andando nello scatafascio. Non mi ricordo come si chiama. Era tipo di paparazzi, una vera merda. Spuntava soltanto lei, mi pare, da un camerino con i bikini. Solo quello mi ricordo. Mi ricordo che esce Megan Fox in Appunto, bikini. solo Poi non mi quella. ricordo più niente. Ha Appunto. cancellato il film. Dopo 10 anni io mi ricordo solo sta scena che esce in bikini. E tutti quanti. Oh! E beh, ai tempi quando Megan E lo vedi, Fox. pure tu, solo quello ti ricordi, solo Che ce ne lei. fa? Megan Fox aveva 25 anni, ricordiamoci. Ora ne ha 35, c'ha 3-4 figli. Però se ne Ho porta capito, buona. per farti capire, lo vedi, ti ricordi solo per quello il No, perché il film. film era una merda. Quindi non mi ricordo solo quello. Se tu mi parli di Jennifer Body, io ti posso dire che mi ricordo che quello che facevo, quello che succedeva. Se tu mi vai a dire per di un Transformer, alla fine Megan Fox era sempre messa a pecora. Transformers era sempre a pecora lei. Sei Oh sì, lei era. Sempre così. Ogni cosa lei era. così Ma perché era. regista. E quindi la voleva mettere come la maniera. Il regista Dice, tu sei Raccuso. buona, mettiti così. E quindi, ragazzi, a parte gli scherzi, ve lo consiglio per una serata con la vostra fidanzata che vi rompe i coglioni, che gli horror non ci piacciono. O per la fidanzata che sta troppo al telefono, gli fate vedere questo, dice così, mi lasci e vai con qualche campagnolo con i capelli a pecora. E ti fa mettere anche a pecora, pure a te mi mette. Ragazzi, io vi ringrazio come sempre. Un saluto ad Angelo Ignazio. Un saluto al Defoe, a Antonio Tofani.
Alessio Bartoli a Cristiano, a Cristiano a Ronaldo. Daniele. No, Cristiano Ronaldo non è Cristiano. Cristiano. Ma poi dimmi, Cristiano, ma è il nome tuo Cristiano o perché ti piace Cristiano Ronaldo? Ma può essere. Vuoi sapere. Poi che l'hai detto? Daniele. Daniele Ciccio Torrisi, Formaggio. Ciccio Formaggio. E chi ci sta? E altri che... E altri, ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti se volete essere salutati nel prossimo video gratuitamente, perché ultimamente ormai youtuber si fanno pagare anche per un saluto di merda per su Patreon. Che schifo. Poi ma a me l'importante, ragazzi, se mai un giorno aprirò Patreon, non lo so che cazzo farò, qualcosa in più, vi do il mio numero di telefono, chi si metterà col Patreon avrà il mio numero, mi può chiamare dal... Guarda come ti guarda. C'è mio figlio che mi guarda in questo momento. Ma che stai dicendo? Tu facciamo le chiamate erotiche, faccio io. Faccio tipo la... Ecco, lei è contento perché almeno ci guadagno più soldi, no? Facendo le chiamate erotiche con voi. Ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto e condivido il video. E vedo anche poca gente mette mi piace. Mettiate a cliccare gratis e mettere mi piace. Così il video inizia a essere virale. Se volete che cresco e volete che io faccio più video e dice altre stronzate e dico altre minchiate, c'è altra gente, altri seguaci, altri adepti della famiglia del terrore, iniziate a seguirmi qua, gratuito. E anche la regia ve lo dice. È finito? Anche il piccolino. È finito. Lui lo sta intrattenendo, lui sta ridendo, sono contento che lui almeno ride. Se ride un bambino penso che ridete anche voi. Niente, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima recensione, sperando che torniamo con un horror, perché secondo me qualcuno di voi sarà triste, perché poi di solito mi scrivono: ah, non fai più gli horror, non sei più quello di una volta. Tranquilli, ragazzi, l'horror è sempre al primo posto. Sempre. E per cambiare un po', così la legge non rompi i coglioni. Ecco. Niente, alla prossima, ragazzi. Alla prossima.